prima di tutto i partecipanti al master, all'edizione di quest'anno del master in previsione sociale. Vi do il mio benvenuto anche a nome del professor Poli e gli ex allievi o gli ex masterizzati delle edizioni precedenti che sono presenti. E poi do il mio benvenuto anche al pubblico, alle persone che da casa assisteranno a questo interessante seminario. Il professor Vaccari, che ci segue da distante e terrà questo seminario dedicato a presentare il metodo Rondine per la trasformazione critica dei conflitti, ha un percorso professionale molto interessante. È uno psicologo, è stato attivo fin da giovane nell'ambito dell'associazionismo e ha fondato diversi progetti, fra cui io cito il progetto Sorgenti, che è stato uno dei primi percorsi di collaborazione ecumenica fra università, istituti di ricerca italiana, cattolici e ortodossi. Ha insegnato e tenuto corsi e seminari presso diverse università e istituti di ricerca, sia in Italia che all'estero. Nel suo percorso professionale si è rivolto in particolare ai temi della cooperazione internazionale e alla promozione dei dialoghi fra i paesi, prima nei confronti dei paesi del blocco sovietico, comunque dell'area dei paesi dell'est, e attualmente ha avviato un progetto di cooperazione internazionale e di supporto all'integrazione e allo sviluppo per i paesi dell'area del Mediterraneo. In particolar modo, l'ultimo progetto su cui si è impegnato vede delle attività formative e di cooperazione rivolte a giovani provenienti da paesi come l'Egitto, la Libia e la Tunisia. Ha sviluppato nel corso della sua esperienza professionale un metodo di promozione del dialogo e di trasformazione creativa dei conflitti, che dal 2018 insegna presso l'Università Cattolica di Milano e presso l'Università di Padova. Ecco, io direi che non c'è bisogno di ulteriore presentazione. Passerei la parola al professor Vaccari. E al termine poi il pubblico potrà fare delle domande e approfondire anche di più la conoscenza di questo caso interessante. Prego, professore. Bene, grazie, buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui con voi e passare questo tempo, una forma, a me piacerebbe di dialogo, lo dico sinceramente, insomma, anche per coerenza con come sono stato presentato, no? Quindi persona che dedica il tempo al dialogo, se io faccio un monologo potreste immediatamente staccare e andare via, quindi vorrei attivare un dialogo. Quindi, così, il primo tempo me lo prendo io semplicemente per presentare un po' quello che è stato annunciato, dalla gentile presentazione, e poi continuiamo il dialogo. Sappiate che se vedete l'urgenza o il desiderio di intervenire mentre sto parlando, la cosa non mi infastidisce assolutamente. Anche perché una delle metafore che io amo ripetere è che l'altro è un'interruzione nel proprio discorso. Quindi può essere che generi fatica, ma ci evita che la vita sia un monologo. Quindi se mi interromperete gentilmente, no, sappiate che non mi date fastidio. Anzi, non può che essere vivacizzata la questione o dato del tempo ad approfondire dei passaggi che magari io potrei ritenere da percorrere con più velocità. Dunque, sì, io vi parlo da Rondine, proprio da Cittadella della Pace, che è un borgo dentro una riserva naturale in Toscana, nella provincia di Arezzo. Questo è un piccolo borgo in cui da 25 anni si svolge un'esperienza, ho dato vita con un gruppo di amici all'inizio che poi è diventato molto numeroso, come chiamo, un esperimento a cielo aperto. L'esperimento a cielo aperto consiste
nell'ospitare ogni anno coppie di giovani nemici che vengono da luoghi di guerra per partecipare a un programma che col tempo e con la loro generosità e il loro coraggio abbiamo messo a punto, fino addirittura a estrarne un metodo per la trasformazione dei conflitti. Precisiamo chi sono queste coppie di giovani nemici. Sono giovani in un'età tra i 22 e i 28 anni, che hanno già una laurea al loro attivo e che decidono, appunto dicevo con coraggio, di condividere 2 anni della propria vita, in questa fase della vita, accanto, gomito a gomito, in convivenza quotidiana col nemico, cioè con un giovane che appartiene al gruppo nemico, andrebbe detto meglio così. O se volete, come si dice, nemico tra virgolette. Quindi noi abbiamo cominciato con le guerre del Caucaso, esattamente la guerra cecena-russa del 95, e da lì poi abbiamo continuato con la Georgia e l'Abkhazia, poi con l'Armenia e con l'Azerbaigian, quindi abbiamo coperto, compreso anche l'Inguscezia, l'Ossezia. Alcuni di voi ricorderanno il momento cruento dell'attentato di Beslan, dove morirono nella scuola i bambini. Insomma, penso ci fu, ora è uno dei conflitti un po' più sopiti, ma che, come spesso capita, hanno la brace che cova sotto la cenere. Poi ci siamo allargati ai conflitti degenerati in varie forme di belligeranza, che sono quelli dei Balcani, quindi la Serbia, il Kosovo, la Bosnia, e poi ci siamo allargati al Medio Oriente, quindi Libano, Palestina, Israele, e ci siamo allargati alla fine anche in altre zone oltre il nostro continente. Siamo andati in Africa, abbiamo cominciato con la Sierra Leone, stiamo continuando con il Mali, con la Nigeria, siamo arrivati fino alla Colombia, dove conoscete la guerra civile tra la popolazione de FARC. Quindi in questa raffigurazione vi faccio capire che i vari aggettivi che definiscono la guerra civile, la guerra, alle guerre oggi come si chiamano ibride, alle varie forme, insomma, guerra è, guerra vera, guerra dura, guerra attuale come per esempio l'Ucraina e la Russia, o paesi in condizioni post-belliche, quindi dove i veleni della guerra sono ancora presenti in forme diverse. Io dico sempre che i veleni della guerra hanno andamento carsico, cioè a volte dopo qualche tempo spariscono dalla coscienza diffusa, ma poi riemergono all'improvviso quando situazioni congiunturali del mondo, magari dell'economia o della politica, li fanno riemergere. Quindi ogni anno noi selezioniamo coppie che vengono dalle parti in guerra o in situazione post-conflittuale, 22-28 anni. Il programma prevede 2 anni di convivenza. Quindi è un periodo molto lungo, credo che lo comprendiate immediatamente, perché è una decisione forte della propria vita di destinare in un periodo importante di orientamento vocazionale, di orientamento professionale, di decidere in un certo senso, che è quello di verificare se è possibile fermare la catena dell'odio, fermare la catena della violenza, fermare a partire da se stessi. Questi giovani fanno un programma che nei 2 anni prevede 3 elementi fondamentali. Il primo, un master di secondo livello a un'università italiana qui vicino a noi, quindi Firenze, Perugia, Siena, Pisa, qualche volta anche a Roma, che si raggiunge abbastanza bene qui da Arezzo. E il secondo è la convivenza in una condizione, come dire, di servizio civile, per capirci velocemente, cioè di condivisione della visione di rondine
dei progetti e dei programmi di rondine e quindi compartecipazione da giovani adulti alla vita e alle azioni di rondine. La terza è il percorso specifico elaborato da noi originale per la trasformazione creativa dei conflitti. Un'altra caratteristica che penso aiuti a capire molto bene è che la World House, questo è il nome del programma studentato internazionale che vede queste coppie di nemici, si divide in due sottogruppi, i junior e i senior. Cioè sono disallineati, cioè ognuno comincia un anno dopo, in modo tale che ci sia un anno di condivisione. Questa questione, poi la ritroveremo quando vi parlerò anche dei percorsi nelle scuole, perché cambia completamente la prospettiva da fruizione di un programma a partecipante di una storia. Perché in un anno avviene la consegna del testimone, cioè avviene l'arricchimento del patrimonio culturale, umano, spirituale, che attiva la responsabilità di consegnarlo a una nuova generazione. Noi le chiamiamo proprio generazioni, gli anni dei ragazzi che arrivano. Li chiamo ragazzi, ma avete capito che sono 22-28 anni. Consentitemi questo, almeno toscanismo, non so se... ragazzi, poi per noi ragazzi arrivano anche a 50 anni, ma insomma andiamo avanti. Allora, sì, va bene Giancarlo, sì. Allora, dunque, questo qui, quindi ve lo metto all'attenzione perché è molto interessante, cioè qui questo non è un campus universitario, come spieghiamo molto bene ai ragazzi, dove possono convivere tranquillamente e anche forse coabitare giovani che vengono da gruppi, da nazionalità che sono in conflitto armato tra loro. Si va lì per studiare, ci si trova a mensa, si cerca di evitarsi o quantomeno di evitare i discorsi e poi ci si laurea e si torna a casa o si fa il master. No, qui è la scelta intenzionale di stare gomito a gomito e intrecciare la propria vita col nemico. Questo è il cuore che non va mai perso. Quindi queste giovani coppie convivono con questi tre canali di formazione che vi ho descritto e hanno questo compito di consegna. Un'ultima considerazione che vorrei evidenziare a voi subito è che in questa consegna una parola chiave è la consegna della fiducia. Cioè, da 25 anni, coppie di giovani nemici scoprono che dietro l'apparenza del nemico c'è una persona e hanno saputo incontrare la persona al di là del nemico, al di là della rappresentazione del nemico, al di là della consegna avvelenata del nemico, o come diciamo nel metodo rondine, al di là dell'inganno del nemico. Quindi hanno saputo trovare una persona in carne ed ossa, con la propria storia di dolore, di speranza, che è più simile a sé di quanto all'arrivo non si pensasse. E in questa similianza e differenza si gioca la convivenza svelenendo il cuore e la mente dell'idea del nemico. Perché metto in evidenza questo? Perché il lavoro che devono fare questi giovani è enorme, perché si tratta di ridare vita a una ricostruzione identitaria laddove l'identità ha incorporato il nemico. Essendo israeliano, io so nel profondo, in ogni cellula, che io ho un nemico. Anzi, ho preso l'esempio israeliano, potremmo dire che ho molti nemici in giro per il mondo. Ma sono anche altri. Ora, per esempio, non so, i russi. Io so, quando sono venuti qua agli inizi, i russi avevano il ceceno come nemico,
poi hanno avuto il georgiano e adesso si trovano l'ucraino. Quindi si costruiscono delle identità avvelenate e i due anni c'è proprio una decostruzione del nemico che si accompagna a un ripensamento nuovo, ex novo, totale della propria identità senza il veleno del nemico. Un'altra questione che vi voglio dire, perché noi collaboriamo con degli amici della giustizia riparativa, no? Restorative Justice, che sapete bene sono quelli che si dedicano ai progetti di dialogo e di riconciliazione, no? Tra vittime e carnefici, per capire. E noi collaboriamo con interesse perché a Rondine non troviamo vittime carnefici, quindi nemici reciproci. Cioè i giovani che arrivano qua, fisicamente i due non si sono fatti del male reciprocamente come persone, ma appartengono a due gruppi che si sono fatti del male. Quindi la percezione è che non sono tanto nemici reciproci quanto nemici simmetrici, cioè vivono l'essere vittima non a causa dell'uno dell'altro, ma a causa semmai di due gruppi e certamente insieme del fallimento della generazione dei padri. Questo è interessante perché implica una sorta di torsione degli elementi di aggressività che in qualche modo riaprono ferite anche verso la propria parte. Come dicono i giovani di Rondine quando tornano a casa, siamo venuti a Rondine che avevamo un nemico, torniamo a casa e i nostri ex amici ci sono diventati nemici. Lo dico velocemente, poi semmai approfondiamo, ma credo che per voi sia molto interessante capire come al di là della fascinazione che questa esperienza può avere e là anche in realtà, il dramma che si vive dentro questi giovani leader è quello di tendere la mano al nemico e che nel momento in cui lo si fa riemerge il vissuto di tradimento rispetto alla propria parte. Perché fare un passo verso il nemico attiva immediatamente un contromovimento che è il sentimento di tradimento. Pensate che alcuni di questi giovani qui a Rondine non possono dire che sono qui. Non so, i libanesi non possono dire che sono in camera con un israeliano. Cioè, la guerra è guerra. La guerra crea la condizione oggettiva, prima ancora che soggettiva, di nemico. E quindi tutto quello che ne scatta di traditore e di tutte le implicazioni legali e di giustizia, tra virgolette, che deve essere applicata in questi casi. Bene, ovviamente i giovani formati a Rondine, dopo i due anni, tornano nei loro paesi. Quasi tutti, non tutti, abbiamo una minima quota di giovani che poi aprono altri percorsi, ma in genere, diciamo, la grande parte tornano nei propri paesi e li abbiamo formati per una progettazione di azione di ricadute nei propri territori. Cioè si deve provare a cambiare le cose. Voi capite che altro è tornare a Grozny in Cecenia oggi, altro è tornare a Kiev, altro è tornare a Gerusalemme, eccetera, eccetera, eccetera. Le condizioni sono diverse. Noi ora, per esempio, vi faccio per farvi capire, abbiamo chiuso con la Sierra Leone perché ormai la distanza dal periodo della guerra è molto lunga, abbiamo preferito dedicarci ad altre situazioni di guerra e lì la condizione post bellica ha consentito ai 10 ex nemici di fare dei progetti insieme, che è quello che poi sarebbe l'ideale verso cui lavoreremo, insomma. E altre esperienze graduate a seconda delle circostanze più o meno favorevoli.
Bene, questi giovani che tornano nel nostro gergo, li chiamiamo rondini d'oro, sono dei giovani professionisti, ormai vicino alla soglia dei 30 anni, che acquisiscono, fanno progetti, entrano con le loro competenze professionali nelle organizzazioni. Alcuni di loro fanno anche carriera politica, cioè si impegnano nella politica, quindi entrano nella dimensione più ristretta della classe dirigente dei propri paesi. Abbiamo dei parlamentari, abbiamo avuto anche dei viceministri e speriamo che aumentino, perché se mi passate un'espressione un po' graffiante, in certi posti di responsabilità fa la differenza se c'è un cretino o se c'è una persona formata in un certo modo. Bene, andiamo avanti. Dunque, da questa esperienza che dura da 25 anni, abbiamo imparato molte cose. E anche grazie a delle tanti amici di vari atenei italiani, prima venivano citati nella presentazione alcuni, ma anche internazionali, negli Stati Uniti, in Canada, si è cominciato a fare veramente ricerca su questa azione. Quindi una circuitazione di ricerca azione. E la ricerca ha portato alla costruzione proprio di questo metodo rondine, che ha delle prassi che si stanno consolidando e una elaborazione teorica che lo supporta. Ovviamente l'elaborazione teorica è in divenire e le prassi si stanno consolidando. La prima, che è nata come derivazione dalla World House, da questi giovani internazionali, è stato il prototipo di un quarto anno di liceo a rondine. E quindi veniamo al target degli adolescenti. Lo abbiamo preso perché ci sembrava, per tanti motivi contingenti, ma anche per un motivo forte, perché l'adolescenza è un momento forte di conflitto. E noi che avevamo lavorato da 20 anni sui conflitti degenerati in guerra e ci sembrava trovato una via nuova, abbiamo voluto sperimentarla sugli adolescenti. Così ogni anno, da 7 anni, a rondine, componiamo una classe quarta liceo, scientifico, classico, scienze umane e linguistico, che se la fa qui, nel borgo di Rondine, con dei docenti che abbiamo formato, che abbiamo selezionato e formato, e si fanno il quarto anno qui, per tornare nelle classi quinte, alla maniera di come lo fanno gli altri giovani internazionali, e tentare dei progetti di ricaduta sociale per i propri territori. Da Trento noi abbiamo molti studenti ormai già tornati, credo che siano più di 12 studenti che sono già venuti al quarto anno qui a Rondine. La classe è rigorosamente italiana per il momento, cioè scegliamo, la componiamo da tutte le regioni italiane, da Bolzano alla Sicilia, alla Sardegna, alle Marche, alle Puglie, alla Toscana. Quindi si parla italiano, e mi capite cosa intendo. In tutta questa differenza culturale di cui, come dire, che rappresenta l'Italia, queste differenze territoriali, noi scegliamo anche giovani che vengono anche da situazioni di particolare conflitto, da zone per esempio di forte presenza mafiosa a zone per esempio di forte immigrazione. Per esempio, i primi due ragazzi che vennero da Prato erano un cinese e un pratese, per farvi capire, ecco, no? Cioè, amiamo andare a cacciarci nei conflitti, questo è il tema. Ma perché questa forma che potrebbe sembrare quasi maniacale? Perché i giovani leader della World House hanno trasformato la loro mentalità e hanno rivisto i loro conflitti degenerati in guerra in un altro modo, non perché li abbiamo dato psichiatri, psicoterapeuti o psicologi,
ma perché gli abbiamo chiesto di vivere con noi la sfida se era possibile costruire una relazione ex novo con un nemico. Cioè noi abbiamo accostato l'impossibile. Siamo stati ai limiti della, un pochino della follia. Tant'è, ora vi racconto un attimo un episodio, poi siete tutti invitati a rondine ovviamente, perché più delle mie parole bisognerebbe che la toccaste questa esperienza. Vi racconto l'episodio degli inizi perché è molto illuminante e chi viene a rondine fa sempre il passaggio dalla lavanderia. La lavanderia è il luogo dove stava per fallire rondine appena partita. Perché? Perché io ho cominciato, dopo aver fatto la mediazione di pace durante la guerra in Cecenia per 6 mesi, ho cominciato ospitando 2 giovani russi e 3 giovani ceceni. Dopo 3 mesi che erano qui e che andavano già in giro per le scuole a dire che loro, mentre c'era la guerra in Cecenia, loro volevano la pace, erano in pace, non avevano altro che desiderio della pace, e lo dicevano già in un buon italiano, mi chiamano a rondine e mi dicono: i ceceni se ne vogliono andare. Ma dico, ma state scherzando? Sì, sì, se ne vogliono andare. Arrivo a rondine ed erano lì che mi aspettavano davanti alla lavatrice in lavanderia. Che c'è? C'è che non vogliamo lavare le mutande e i calzini nella stessa acqua dove si lavano i russi. Io devo essere sincero, le parole che usai alla Toscana furono: ma mi prendete per il culo? La risposta era tutt'altro genere, perché disse: manco per niente, noi siamo molto seri, o 2 lavatrici o ce ne andiamo. E io da educatore consumato tentai l'arma banale: andate, andate, pensavo che essendoci la guerra non se ne sarebbero mai andati. E invece se ne andarono. Preferirono tornare a casa dove c'era la guerra piuttosto che lavare le mutande e i calzini nella stessa acqua dei russi. E lì ci fu la svolta di rondine, perché io pensai, andai a letto con il sentimento del ho sbagliato tutto, e mi svegliai la mattina dopo con la ferma determinazione che avrei cercato solo gente disposta a lavarsi le mutande e i calzini nella stessa acqua, e che se non l'avessi trovata non avrei continuato. Credo che questo, al di là dell'aspetto, come dire, evidentemente carico di umorismo, però consegna il dramma, consegna tutta la forza simbolica di questa esperienza e consegna la differenza di rondine. Noi chiediamo ai giovani il coraggio, la sfida, la fiducia in rondine, ovviamente, che garantisce il recinto, mi passate questa espressione, spero che mi capiate, no? Garantisce la casa, garantisce la protezione, no? Pensate cosa vuol dire avere in questo momento 3 giovani ucraini e 3 giovani russi. Pensate che cosa ha voluto dire per i giovani russi che sono tornati 6 mesi fa a casa dopo aver detto e fatto quello che hanno fatto e ora sono in Russia. Lascia a voi intuire le delicatezze e l'elemento di protezione che deve avere Rondine. Però dentro questa casa chiediamo di vivere questo mettersi in gioco e costruire una relazione ex novo. Cioè una relazione con un estraneo, con un ignoto, che è stato selezionato da Rondine secondo le caratteristiche dichiarate apertamente, ovvio, insomma, no? Quindi e questa è la fiducia verso Rondine. Però al di fuori di questo, la persona è ignota, è casualmente affidata dalla scelta autonoma di Rondine. Allora voi capite che dopo 20 anni che vedevamo che costruire una relazione ex novo ha prodotto gli effetti positivi sorprendenti per noi che ha prodotto, abbiamo deciso di indagare sulla relazione e sul conflitto e di andare a fondo su questa questione, e sull'andare a fondo abbiamo poi formulato il metodo Rondine, che appunto
stacca definitivamente la sinonimia di guerra e conflitto, perché guerra è orribile e va evitata, conflitto invece è la dimensione ordinaria della vita, è etimologicamente l'urto delle differenze che si incontrano. Confliggere vuol dire urtarsi. Quindi ricollocare nella semantica positiva il conflitto, cioè delle differenze, quali tutte le differenze interpersonali, le differenze interiori, le differenze tra il me di stamani e il me di stasera, le differenze di ciascuno prima di questo nostro incontro e quando lo finiremo, cioè il fluire della vita che passa attraverso differenze che continuamente si incontrano e si urtano, qualche volta in maniera debole, subliminale, qualche volta in maniera evidente, qualche volta in maniera lacerante. I conflitti, la nostra vita, dentro una relazione che noi intendiamo come un vero terzo rispetto alle due persone, non la derubrichiamo a interazione, non la derubrichiamo a connessione, ma la valorizziamo e la ipostatizziamo a un terzo, un habitat entro cui le persone vivono, crescono o, se non sanno gestire i conflitti, la intossicano fino a morirci dentro. Questa questione l'abbiamo sperimentata sugli adolescenti, ambiente non di guerra, giovani adolescenti, società italiana. E anche qui abbiamo visto che ha funzionato. E abbiamo con loro da 7 anni maturato un nuovo approccio, un approfondimento enorme della cura delle relazioni attraverso il conflitto, temendo solo una cosa, quello dell'evitamento del conflitto, della paura del conflitto, della non alfabetizzazione del conflitto, della rimozione del conflitto. 20 giorni fa è venuto qui, non so se conoscete PIF, no? Penso che molti lo conoscano, è venuto, mi ha telefonato, dice: ma io sento parlare di questa rondine, voglio venire a conoscere. Dico: vieni, è venuto, cioè, però la prima cosa mi devi promettere che mi accogli te, perché sai, io arrivo con la telecamera e vado subito al dunque, poi quindi se mi vieni a accogliere te quando arrivo con la macchina, va bene. Arriva con la macchina, con la telecamera, passa il finestrino e fa la battuta. Cioè, è qui il luogo dove non si litiga mai? Dico: no, sbagliato. Come sbagliato? Sì, perché è proprio perché non si litiga che si arriva alla guerra. Se si impara a litigare, la guerra si allontana. Ah, dice, bello, interessante, scendo e continuiamo. Questo è stato l'incontro con PIF. Ve lo riferisco perché mi sembra immediato, no? Nel capire che cosa, qual è l'approccio di Rondine. Un approccio che, proprio perché affronta con decisione il conflitto, non lo teme e costruisce l'habitat protettivo entro cui i conflitti possono svilupparsi, possono trasformarsi. Infatti l'altra parola che noi non usiamo è quella risoluzione del conflitto, perché nella semantica con cui usiamo la risoluzione è un inizio e una fine. Allora diciamo: i problemi si risolvono, i conflitti si trasformano. Perché? Perché se noi introduciamo nella nostra mente una sorta di larvato inganno che c'è un momento in cui il conflitto finisce se si risolve. Invece la nostra vita è passare da un conflitto all'altro. E dentro questo vi lascio immaginare tutti i temi delle appartenenze, dell'identità, degli abbandoni, del dolore, eccetera. Bene, ultimo passaggio. Da questa esperienza sono nati 2 rami importanti. È nata un'academy che applica il metodo Rondine alla formazione. Formazione. Abbiamo cominciato con i manager, quindi abbiamo portato la formazione nelle aziende e abbiamo portato la formazione, l'ultimo esperimento, nel mondo sanitario con i medici per il conflitto medico-paziente e il conflitto in ambiente sanitario e agli individui. E il grande
sviluppo l'ho avuto con i professori, perché l'insegnare è una professione di cura della relazione. E abbiamo ricentrato il ruolo dell'insegnante proprio sulla cura della relazione, ma mai come per gli studenti, a prescindere dalla cura di sé, mai, partendo dalla cura di sé. E da questa esperienza abbiamo formato circa 500 docenti di tutta Italia e sono nate l'ultima frontiera, le sezioni rondine. Cioè noi stiamo entrando con la proposta nelle scuole italiane con i triennii delle scuole medie e superiori. Questa volta non ai licei, ma a tutte le scuole, dagli alberghieri ai professionali ai tecnici ai licei. Cominciando dalla terza per ora, ma già in programma la cosa sta avendo una bella accoglienza, la cominceremo fin dalla prima superiore. Le sezioni rondine sono questo luogo dove noi ripartiamo dalle relazioni, da questa riscoperta profonda del conflitto in chiave positiva, ed è tutta un'educazione a entrare nelle proprie conflittualità e nelle relazioni conflittuali. E le discipline degli insegnanti devono entrare nei conflitti. Ora ve la dico così con una pennellata, poi se vi interessa la approfondiamo. Cioè, non c'è la relazione e poi l'insegnamento. L'insegnamento è relazionale, non c'è un'educazione, c'è una relazione educativa. E le discipline, se vivono e se intrigano e se interessano, se suscitano motivazione dalla chimica al greco, dall'educazione fisica al latino, se suscitano interesse è perché entrano nel conflitto. Cioè entrano nel ma perché, se stanno sempre sul ma chi me lo fa fare di sta qui stamattina a studiare, se entrano ma perché prof non mi capisce, se entrano dentro perché io basta ho sbagliato scuola, se entrano dentro come faccio a dirla ai miei che oggi mi è andata male, se tutta sta roba entra dentro ed è veramente assunta come la cifra caratteristica della relazione educativa, allora succedono cose davvero interessanti. È quello che ci sembra, da 2 anni abbiamo questa sperimentazione e stiamo monitorando e registrando un innalzamento forte della motivazione degli insegnanti prima di tutto, degli alunni, e una grande alleanza ritrovata, la stiamo proprio l'altro giorno, abbiamo un grande incontro, ne avremo un altro settimana prossima con le famiglie. Che vedono i frutti di questa svolta, perché si tratta non di un progetto, ma di una sperimentazione che propone agli insegnanti di cambiare il paradigma della loro funzione. Ecco, io insomma mi fermerei qui, sono le 16:42, perché se no non sono coerente con quello che ho annunciato. Spero di aver enunciato anche un po' alla maniera, un po', usiamo una metafora un po' guerra fondaia, una smitragliata di notizie. Adesso mi chiedo e lascio la parola a voi. Benissimo, la ringrazio professor Vaccari, molto interessanti anche gli sviluppi legati al sistema educativo italiano. Io avrei una domanda da farle, però volevo un attimo prima sentire se da parte del pubblico che ci sta seguendo qualcuno ha delle osservazioni o vuole qualche domanda più specifica. Vedo Alessandro. Alessandro? Sì, io volevo un attimo capire cosa ne pensa lei, perché la vera sfida e il successo ancora maggiore, l'evoluzione di Rondine, non potrebbe essere quello di riuscire a far trasformare, come ha detto lei, questi conflitti nelle persone meno propense, quindi appunto in quelle che non vogliono neanche lavarsi
le mutande e i calzini nella stessa acqua, perché sotto un certo punto di vista selezionare persone che sono già propense a farlo, tra virgolette, è più facile. Però magari alla fine quelli che veramente poi generano il conflitto, che poi va a finire nella guerra, sono quelli invece più resistenti a questo cambiamento. Grazie, la domanda è interessantissima. Allora, prima di tutto mi permette di precisare che i giovani che selezioniamo, se mi permette uso un gergo veloce per capirci, non sono pacifisti, non sono belle convinti, non sono attivisti pronti alla morte per la pace, no. Sono, come amiamo noi dire, persone nella media, che come la media desidererebbe la pace, non sa come fare concretamente, è curiosa di che cosa c'è dall'altra parte del conflitto armato, ma neanche tanta paura. Infatti alcuni dei nostri giovani non riescono a fare tutto il programma, tornano a casa, perché è un programma molto esigente. Sul secondo versante della domanda le risponderei così. Bisogna partire sempre da chi dà un minimo di disponibilità. Io sono psicologo e dico alle mamme, è inutile col cucchiaino stare lì a forzare. C'era una reclama qualche anno fa dove c'era la mamma che imboccava, no? E diceva, figlio mio, io ti voglio, e poi alla fine gli sputa il boccone in bocca, perché in psicologia sappiamo che se c'è una resistenza c'è un motivo e spesso c'è una paura, spesso c'è una fragilità, spesso c'è una ferita. Allora che cosa diciamo? Che è solo nella capacità di costruire relazioni che noi creiamo degli habitat che permettono di superare la paura. Se ci pensiamo, tutti noi qui presenti, se abbiamo un dolore, una fatica, una ferita, non è che ne andiamo a giro a parlare a tutti. Anzi, di fronte a certe situazioni sociali magari appariamo come sicuri, spavaldi, forti. La nostra fragilità, la nostra ferita, la apriamo con chi ci fidiamo. Cioè, ci apriamo nella vulnerabilità dentro una relazione che sentiamo protettiva. Nella nostra società non belligerante, addirittura il tema è non ci sentiamo giudicati. Quindi, non so se sto rispondendo, ma noi pensiamo di, se vuole, lo schema è il male e il bene, sì, esistono, prendiamo che esistano, la guerra è il male, la pace è il bene. Bene, allora cominciamo a lavorare con chi non si arrende all'idea della guerra. E credo che siano miliardi di persone che non si arrendono all'idea della guerra. Però spesso sembra che non sappiano come fare. Lei pensi che quando è arrivato qui il primo pakistano e il primo indiano, la sera prima scherzavamo tra di noi, noi vogliamo cambiare dopo 48 anni, non dopo 48, dal 48 la guerra Pakistan-India a partire da due persone. È chiaro che non pensiamo, perché non siamo deliranti fino a questo punto, ma crediamo di aver dato una via per essere, per agire verso la pace a due persone che prima pensavano invece che nulla avrebbero potuto fare. Questo si chiama esercizio di cittadinanza attiva. Nelle organizzazioni, ai manager che facciamo la stessa cosa, perché è chiaro che una persona o due persone non cambiano le organizzazioni, ma se entriamo in una cultura che le relazioni precedono le organizzazioni e che la cura della relazione è possibile anche con gesti piccoli, possiamo arrivare al cambiamento e al miglioramento delle organizzazioni. Questo è il nostro punto di vista. Ok, grazie professor Vaccari. C'erano altre domande? Mi sembra che forse David Grassi avevo Davide. Visto sì, avevo Davide la... Giancarlo
Sì, io avevo alzato la mano, poi sono diventato un po' più timido, però provo a parlare lo stesso. Io ho avuto l'esperienza di trovarmi in posti dove contemporaneamente c'erano persone provenienti da paesi diversi del mondo e quindi sicuramente questo tipo di approccio mi emoziona, non le nascondo che proprio ho provato un'emozione molto forte nel sentirla. E, diciamo, io ho fatto alcune volte delle riflessioni anche siccome mi occupo di sport. Anche di quello che succede, che sembra molto diverso dalla sua prospettiva, purtroppo, dove, per esempio, ultimamente si è preferito un isolamento culturale di persone che nulla hanno a che vedere con le ragioni del conflitto, sulla base del fatto che con questa pressione si possa agire poi su governanti. Quindi, per esempio, gli atleti russi esclusi dai trofei, dalle competizioni, eccetera, eccetera, senza che loro abbiano un coinvolgimento diretto. Quindi a maggior ragione trovo un grande spunto di riflessione da quello che lei ha detto. Quindi volevo semplicemente ringraziarla perché credo che sia un approccio assolutamente valido quello di non chiudere mai la porta, ma anzi di fare in maniera tale da portare l'altro nella condizione di relazionarsi. Grazie. E lei non voleva dirle queste cose? Eh no. Dunque, no, anch'io metto un altro pezzettino del domino. Sì, grazie. Mi permette di dire che, guardi, le do un altro piccolo episodio, piccolo, insomma, poi gli aggettivi ce li metterete voi. Noi avevamo una ragazza armena azerbaigiana nel penultimo. La penultima insorgenza del conflitto che dura da 20 anni, era 6 anni fa. Gliela faccio breve. La casualità ha voluto che queste due ragazze avessero due telefonate dai due fratelli, che tutte e due venivano ripresi, rimessi con la divisa e mandati al fronte. Vi lascio immaginare che cosa si è venuto a vivere in pochi secondi a Rondine. Allora, io lo racconto con parole povere, ci mettete voi il calore dell'esperienza. La ragazza armena dice: ero lì a Firenze alla lezione e so che ora sarei dovuto tornare lì a Rondine e avrei trovato la mia nemica, ma che a questo punto con i nostri due fratelli, e mi chiedevo il senso di stare lì. Pensavo, devo andare a casa, devo ritornare a casa, non posso, mentre mio fratello rischia di essere ammazzato da suo fratello, io qui che mi capite, no? Tutti i suoi pensieri andrebbero raccontati da lei. Poi dice: ho salito la salita che per il borgo a piedi e me la sono vista lassù in cima, la piazzetta che mi aspettava. Ho rallentato, mi sono avvicinata, ci siamo guardati negli occhi fino a sentire il respiro e senza una parola ci siamo abbracciate e siamo rimasti un lunghissimo istante abbracciate senza parole. Ecco, io vi consegno questa immagine, qui a Rondine abbiamo tante di queste immagini, perché vedete, questa cosa può essere dileggiata, squalificata come banale, insignificante, insipida. Per me, e dopo l'intervento suo, Davide, è da prima pagina dei giornali. Perché vuol dire che mentre il mondo va verso la follia della guerra, qualcuno tiene nervi saldi e fa emergere l'umano, e che questo è l'umano, e il resto è il disumano. E quel gesto del tenersi abbracciati, senza parole, senza apparente prospettiva, è il gesto che cambia il mondo. Ha cambiato certamente queste due ragazze, che ora stanno diffondendo un nuovo modo di vedere le cose, e ci dobbiamo domandare: ma se lo hanno fatto loro, che non sono premi Nobel, che non sono belle pacifiste, mi capite? Sono persone che pensavano: piglio la valigia e torno a casa, mi sento, e invece hanno scelto questo. Quindi è possibile. E allora credo che il valore, e ringrazio di nuovo dell'osservazione che mi ha permesso di dirlo, il valore poi primordiale di un luogo come Rondine è quello della sua esistenza. In questo momento dei giovani russi e dei giovani ucraini qui convivono e si sentono fratelli
a dispetto degli errori delle leadership rispettive, più uno, più quell'altro, il mondo, eccetera, l'assenza, l'indifferenza, la Cina, Biden, chi vi pare? Grazie. Grazie, professor Vaccari. Abbiamo un'altra domanda da Martina, che ha messo un messaggio nella chat chiedendo un suo giudizio, una sua valutazione. Allora io leggo la domanda. Buonasera, con riferimento al libro di Paul Bloom Contro l'empatia, lei ritiene sia più efficace un approccio razionale o emotivo alla risoluzione del conflitto? O meglio, convivenza col conflitto? Grazie. Allora, il metodo e la teoria dell'approccio relazionale al conflitto sosteniamo che è l'integrale umano che confligge. L'integrale umano. Anzi, per sintetizzare, poi magari se qualcuno fosse molto interessato può andare a prendersi qualche testo, insomma, ve lo schematizzo così, cioè sono tre livelli schematicamente. Il livello, quello centrale, questo qui, che è il livello sensibile, cioè le due persone, la fisicità delle due persone. Nel profondo, cioè tutto il livello emotivo e dove va a finire il dolore e la fatica, e il livello sopra che è il livello immaginativo. La relazione si costruisce su questi tre grandi livelli, che sono onnicomprensivo dell'umano, l'umano integrale. Cioè non c'è relazione senza condivisione della parte sensibile, la fisicità, lo spazio, il tempo. Non c'è relazione senza condivisione del dolore e della fatica. Non c'è relazione senza condivisione del livello immaginario, immaginativo per essere precisi. Cioè se entriamo in una relazione, immediatamente si sviluppa la proiezione futura della nostra relazione. E non solo tra gli innamorati, anche tra due amici. Perché se ci troviamo bene al bar, già diciamo, ma ci ritroviamo domani a prendere questo caffè? È l'inizio del livello immaginativo. Allora voi capite che se in una relazione la sveleniamo dal nemico, la pace è già nata. Un ragazzo israeliano disse una cosa bellissima alla fine del suo percorso. Cioè io sogno un giorno che ce ne andiamo tutti sul Monte Nebo, perché per chi magari si fosse dimenticato un po' di geografia, il Monte Nebo è il monte su cui la tradizione vuole che salì Mosè e vide da lassù la terra promessa e morì senza entrarci. E dico, perché ti è presa questa idea? Ma perché la notte non dormi? Feci a Gai. Dice, perché io a rondine sono andato più avanti di Mosè, questo giovane israeliano ebreo. E la miseria, ma proprio, ma dai, dormi. No. Perché ho scoperto che la terra promessa era il cuore del mio nemico. Ma, cari amici, io quando dico queste cose mi riemoziono tutte le volte, perché sono scoperte, ma sono incredibili, e noi stiamo accumulando, scrivendo, condividendo, perché vuol dire che c'è nella relazione un potere, un big bang energetico pazzesco. Se la costruiamo ad arte, se possiamo condividere i dolori e le speranze e i sogni, appunto il futuro. Questo ragazzo era perché è stato 2 anni con un palestinese e un libanese, mica perché ha fatto chissà che, ha fatto il percorso, tutta la roba di Rondine, chiaramente. Ma la sostanza è che ha accettato il rischio di costruire una relazione con un suo ignoto compagno di età palestinese e un altro nemico libanese. Lui aveva 2 nemici. È sopravvissuto. Bene, passiamo a un'altra domanda allora di Maria Grazia,
che vedo che scrive nella chat, mi interesserebbe sapere le ricadute della formazione di rondine nel concreto della vita quotidiana nei paesi di origine. Abbiamo di tutto, di tutto. Abbiamo da... perché come vi dicevo, noi non prendiamo i pacifisti, cioè i militanti sul versante. Noi vogliamo prendere... e che il messaggio è che tutti gli uomini e tutte le donne del mondo possono, e se scoprono in coscienza, vogliono fare quello che possono per costruire relazioni pacificate. Quindi dipende poi dai luoghi dove si vive, da professioni che si esercitano, i livelli di responsabilità. Allora abbiamo da, che so, da dei professori universitari che si sono messi insieme in Sierra Leone e l'Università di McKinney hanno costruito il primo istituto per i diritti umani dell'Africa subsahariana. Abbiamo uno dei primi giovani russi e ceceni che hanno messo su un import-export di pellami e hanno successo economico alla faccia di chi diceva voi vi cazzotterete, invece erano amici. Abbiamo il giovane vice ministro Abkhazo che è stato chiamato al tavolo dei negoziati di Ginevra e che perché tutti hanno detto che quando c'è stato lui per un anno il clima del dialogo era diverso. Abbiamo delle mamme che educano i loro figli senza paura delle diversità etniche, religiose e culturali. Abbiamo avuto dei matrimoni multietnici qui a Rondine perché è nato l'amore. Abbiamo un primo amore, è stato anche tra un israeliano e una palestinese, poi si sono lasciati, ma insomma va bene. Quindi per dire che cosa? Che la disseminazione, l'impatto che ora cerchiamo anche da un anno e mezzo a questa parte di monitor, di misurare, è molto interessante. E poi non parlo di tutti i progetti che hanno fatto nascere, alcuni dei quali poi non sono andati avanti e altri invece hanno avuto un buon successo. Non so, da Sarajevo o dove hanno aperto un museo della guerra per un linguaggio per raccontare la guerra ai bambini senza traumatizzarli e senza alimentare più l'idea del nemico. Un museo della guerra per i bambini, perché in questi luoghi ci sono i musei trionfali della guerra che non fanno che alimentare la memoria guerra fondaia. Oppure formazione attraverso progetti di formazione attraverso lo sport, oppure non so, l'ultimo che è nato in Algeria è stato bellissimo perché c'è ancora la cultura che la disabilità sia una maledizione divina e quindi l'uscita dall'emarginazione dei soggetti disabili, fatta insieme da ragazzi musulmani e cristiani, dove i cristiani sono fortissima minoranza. Insomma, c'è un elenco e poi magari se potete, se chi è curioso va sui siti di Rondine e vede anche le buone pratiche che si stanno concretizzando, ecco, insomma, accanto sempre ai successi e a fallimenti, accanto a successi e fallimenti, sia ben chiaro, e non è che qui abbiamo trovato la bacchetta magica, abbiamo trovato una via che crediamo debba essere esplorata e che anche nell'insuccesso non c'è la catastrofe, non so se va bene, perché bisogna imparare a provarci e bisogna essere liberi dalla cultura della performance a tutti i costi, perché l'umano è fragile, vulnerabile e la vera forza dell'umano è la coscienza della sua fragilità, della sua debolezza. Bene, la ringrazio anche di questa risposta. Passiamo a Giancarlo che ha chiesto di farle una domanda. Sono quasi in stato confusionale dopo i racconti emozionanti di prima, quindi cerco di riprendermi, ma ho diverse cose, diversi elementi che sono molto interessanti. Un primo aspetto riguarda l'educazione e il sistema scolastico, quindi
la curiosità, la domanda che mi faccio è se questo modello in così tanti anni è stato anche studiato come buona pratica per ispirare, diciamo, quella che è una mancanza poi alla fine della scuola, o meglio, si lascia che siano i singoli docenti a rimediare ad una mancanza strutturale di competenze in termini di relazione, pedagogia, e quindi praticamente è fortuna, è dovuto al caso se poi la relazione educativa esiste oppure no. Anzi, di default probabilmente non ci sono le condizioni oppure non ci si aspetta granché. Quindi c'è un po' questo elemento che ruota attorno alla motivazione, ruota attorno al linguaggio, alla centralità della persona, dell'umano. Quindi anche quest'ultima risposta che ci ha dato su contro la performance, diciamo che è un po' smascherare l'inganno, no? Dell'utile a tutti i costi che poi cancella il necessario, cioè l'umano. Quindi la prima domanda è su questo, se la scuola pensa ai altri laboratori che ci sono, come quello di Lorenzoni, se la scuola ha fatto magari, è venuta un po' come piffa a curiosare dalle vostre parti. E un'altra curiosità riguarda il luogo, se in qualche maniera il borgo ha inciso. Io mi interesso di aree interne. E quindi ci sono molti aspetti che le rendono interessanti come laboratorio anche di innovazione, perché lavorano sulla fragilità e lavorano sulle relazioni, sulla cura. E quindi su queste due cose, se ci può dire qualcosa di più, molte grazie. Grazie Giancarlo, davvero grazie. Allora, per la scuola, sì, la scuola ci sta cercando, direi anche troppo, nel senso che i corsi di formazione sono tutti pieni, tocca fare il bis, il tris, e quindi, ma ci fa piacere, ci riempie di gioia, questo non è che... sì, perché gli insegnanti più sensibili sono quelli che avvertono l'insufficienza della risposta della scuola ai bisogni e quindi si inventano, no? Robe. Però inventandosi robe si danno la zappa sui piedi, disgraziati, perché sono tra l'altro i più sensibili. Perché? Perché inventandosi progetti è come se dicessero che quello che io faccio ordinariamente vale poco, quello che vale è il progetto. Non so. Invece, quello che noi diciamo è che tu hai in mano la competenza relazionale e la tua disciplina. Se vai a fondo della competenza relazionale, riaffrontando il tema dei conflitti in modo nuovo, tu hai una forza straordinaria. Il progetto sei tu con la tua classe. Il progetto sei tu. Sei tu con quei ragazzi e quelle ragazze. Voi siete il progetto da svolgere. Non dovete. Ah, ci siamo noi. Quale progetto facciamo? No, voi siete il progetto. Certo, il progetto va letto, le carte vanno aperte, i rotoli vanno sviluppati, va letto il progetto e poi va eseguito attraverso relazioni, passando dai conflitti, con la propria disciplina. Quindi è un messaggio anche semplificante della vita scolastica. Le sezioni rondine, ti aggiungo, scusa, il tuo, viene, diamoci pure del tuo, a me, insomma, non ho nessun problema. Dico, la sezione rondine si avvale di una figura nuova che abbiamo introdotto, che è il tutor di classe. Noi abbiamo profilato con l'Università Cattolica del Sacro Cuore questa nuova figura professionale. E ora proprio aperto il bando per il secondo corso di alta formazione. Che dura un anno e che poi chi vuole è una formazione per sé e chi invece vuole andare a fare il tutor nelle sezioni rondine, abbiamo previsto il bando delle scuole per andare a fare il tutor. Che cos'è il tutor? È un facilitatore relazionale. Cioè, il docente
con la relazione alla sua disciplina può affrontare una valanga di conflittualità di crescita dei suoi ragazzi. Però i ragazzi portano un mondo interiore con i riverberi di tutto il mondo. È molto complesso. Ci vuole una figura professionale, non che metta qualcosa, ma che sviluppi il progetto che sono questi ragazzi. I ragazzi sono un progetto, mamma mia, ma come si fa a non capirlo? I ragazzi sono già un progetto, c'è già una mappa cromosomica, c'è tutta la storia, i vissuti, tutte le esperienze belle e brutte che hanno fatto. Il progetto è già lì. Attende una capacità di lettura di quel progetto e di favorirne lo sviluppo attraverso le relazioni. Quindi in via ordinaria, cioè c'è una medicalizzazione della scuola, c'è una, io scherzo, dico la sportellizzazione, vengono inviati tutti allo sportello. Tanto che questo è un problema. Quindi, io faccio lo psicologo, ma io spererei di non essere sempre meno utile, perché spesso lo psicologo sostituisce la carenza delle relazioni. Se noi demandiamo, deleghiamo a figure professionali ciò che invece è dell'umano così com'è, noi disumanizziamo i processi. Quindi è un recupero di umanità in questo, che quando poi ci vuole la figura professionale, grazie a Dio siamo nel 2022, ci vuole la figura professionale. Ma c'è da operare una chiarificazione enorme su questo. Quindi sì, ecco, la scuola sta incrociando la proposta di Rondine con grande interesse, devo dire. E noi ne siamo davvero entusiasti. La prossima a settembre stiamo preparando altre 15 sezioni Rondine in altre 15 città italiane. E il corso della Cattolica vedo che si stanno iscrivendo altre persone, quindi forse questa offerta sta incrociando un bisogno, no? Quando, specialmente in epoca post-pandemia, con tutto il tema del ritiro sociale degli adolescenti e della fuga nei social, no? Che sono connessioni, non sono relazioni, sono connessioni che se si impiantano su delle buone relazioni le sviluppano, se si impiantano sul deserto delle relazioni disumanizzano. Questa è la visione in poco. Sul borgo. Allora, il borgo quando ci verrai, oltre a mangiarci delle tagliatelle al cinghiale molto buone, perché non lo dovrei dire io, ma insomma lo dicono gli altri, è abbastanza delizioso, me lo dovrei immaginare immerso in una riserva naturale, un vecchio borgo medievale, piccolo, proprio mi piace da morire questa idea che in un francobollo, in uno sputo di posto, si pensa globale, ecco, ci si educa, cioè non è che si consumando cherosene che si capisce la globalizzazione, è penetrando dentro la vita interiore. Io sai, poi può darsi che, cioè io non ho mai amato la fantascienza, perché io la fantascienza era banale, io me la sono costruito il mondo con Salgari, con Tom Sawyer, cioè io le navigazioni che mi facevano fare il corsaro nero e il corsaro rosso, cioè a me che me ne frega della fantascienza fatta dagli altri con gli effetti speciali me li sono fatti io, tutti gli altri sono niente in confronto a quelli che mi sono costruito nell'infanzia, nella preadolescenza. Quindi, e credo che questo qui sarebbe una via maestra per molti altri. Certo, ci vuole un adulto che ti legga Salgari all'inizio, no? O ti legga Tom Sawyer, e questo forse è un po' più complicato da trovare. Però questo borgo era abbandonato e l'abbiamo preso con la pala, col piccone, abbiamo cominciato a ricostruirlo più di 30 anni fa e credo che abbia influito tanto su questa esperienza bancaria. Te pensa che all'inizio il conflitto della nascita, il borgo era inutilizzabile all'inizio, abbiamo dovuto affittare un appartamento in città. Quindi i primi sono stati lì. E io continuavo a lavorare, a cercare finanziamenti perché dovevo sistemare le prime 4 o 5 stanze. Un conflitto in associazione, ma che sei matto?
ma si fa prima, ma prendiamo due appartamenti, allarghiamo tutte e tre, ma un borgo da ricostruire. E lì capì che non, o io non mi spiegavo, gli altri non mi capivano, perché avevo bisogno di un luogo fisico con una sua autonomia per tentare di fare un esperimento di questo genere. E credo che il posto, al posto gli dobbiamo tantissimo, tantissimo. Però è interessante che era un posto abbandonato. Nessuno si prendeva più cura di questo posto. E quindi, mentre ci prendevamo cura del posto, ci siamo preso cura degli abitanti di questo posto. Ed è molto interessante che io all'inizio volevo venirci ad abitare e non ci sono mai venuto, quindi me ne vado e torno, me ne vado e torno. Forse è stata la salvezza di Ronda, perché se ero qui, a parte che sono un grande rompiballe, quindi gli altri non se ne avrebbero resistito, ma secondo me è un po' la tecnica del pittore per fare qualcosa di buono nella vita. Il pittore deve stare lì col pennello a guardare il dettaglio. Poi, hai visto, si allontana dalla tela per vedere la visione d'insieme. Se stai sempre lì, perdi la visione d'insieme. No? Ecco, invece andare, venire. E poi, sai, siamo tutti nomadi sulla terra, quindi è bene che nessuno pianti troppo le tende. Così ci ricordiamo che siamo di passaggio. Grazie, la ringrazio anche di questa risposta. Direi che possiamo passare all'ultima domanda che ha inserito nella chat Roberta. Roberta scrive: per analogia con i ragazzi sono il progetto che personalmente apprezzo e condivido. Come agisce il metodo Rondine in azienda? Esistono già i facilitatori e il focus è passato dalla persona al centro delle relazioni? In cosa differisce Rondine? Dunque, forse per dare una risposta breve, vorrei proporvi una delle definizioni che proponiamo, sono tante, per entrare dentro questo paradigma nuovo della relazione. La relazione è tempo e spazio donato reciprocamente. Perché prendo questa per tentare di rispondere alla domanda per cui ringrazio? Perché in un'organizzazione cosa c'entra il dono? Scusa, in un'organizzazione c'è un ruolo, c'è un contratto e io devo solo lì per fare il mio dovere. Quindi quando ho fatto il mio dovere basta. Quindi ho fatto quel che dovevo. Ecco, io credo che un'organizzazione intesa così è mortificante per l'umano, perché è un'organizzazione che annichilisce le relazioni, se le relazioni sono quello che vi sto dicendo. Perché la relazione vive di una piccola quota di gratuità. È il più. E questo non è soltanto nelle relazioni di cura, ma è in ogni relazione, perché le relazioni non nascono e non si mantengono se non c'è la cura. E la cura non avviene per contratto, ma avviene per via empatica, per sollecitudine e per libertà. Allora, vi spiego un attimo un passaggio e forse così riesco a rispondere a questa domanda molto interessante. Nel percorso di formazione che noi facciamo ai manager, a un certo punto, ma anche ad altri, dopo il fine settimana in presenza nel borgo di Rondine, c'è una terza fase online che è strutturata da noi, accompagnata da noi, ma online. Nella parte in presenza si costituiscono delle coppie, delle relazioni ex novo, che ora, dopo tutto quello che vi ho detto, voi intuite quantomeno il valore, no? Cioè tra estranei. Alla fine dei giorni in presenza Rondine, le due persone sono invitate a confrontarsi se vogliono continuare il percorso dopo nella fase online. Se decidono
di continuarlo, fanno quello che noi abbiamo definito il compromesso. Avete presente come dal notaio, no? Quando si compra una casa? Il compromesso. Cioè decidono che vorrebbero continuare, però glielo chiediamo col condizionale. Vorrebbero? Dice perché? Perché? Perché è troppo comoda dire voglio sull'onda di un'emozione. Noi non vogliamo campare solo di emozioni. Noi vogliamo che le emozioni siano un movimento, un motore che agisce sugli altri livelli dell'integrale umano. E quali sono gli altri livelli? La libertà e la responsabilità. Per cui li abbandoniamo per un mese e dopo riprendiamo il percorso online. Ma prima di iniziare diciamo, vi sentite e volete trasformare il compromesso in un contratto? Cioè, davvero ora che l'emozione si è sedimentata, perché si può essere anche non liberi a causa di un eccesso di emozione. Quante volte abbiamo scelto sulla base di un'emozione, un negativo così? È una non libertà, è un condizionamento. No, l'integrale umano, l'autenticità, noi vogliamo la tua autenticità. Bene, ti è passata l'emozione, sei tornata a casa, vuoi continuare? Se i due continuano, lo affermate spero bene, entrano in un regime di libertà e di responsabilità. E il mese e mezzo online se lo giocano. Cioè, se la formazione non c'è più rondine che te la fa, ti accompagna, ma la prima formazione i due decidono di ridarsela in un regno di libertà e responsabilità. Cioè ognuno decide poi come. E qui la parte creativa del dono, dove uno se vuole attiva qualcosa di sé, qualcosa di più di quel minimo che è chiesto, però sulla base della libertà e della responsabilità, perché dall'altra parte al mio sì mette in moto il sì dell'altro. E lì è molto interessante perché nell'autenticità arriva tutto quello che dicevamo in maniera più drammatica per i ragazzi di rondine. Ma chi me l'ha fatto fa? Ma proprio stasera che volevo? Ma l'umano si gioca lì, si consuma lì, lì cresce o non cresce. Altrimenti noi raccontiamo un mondo che non esiste. O un mondo che esiste fin tanto che le emozioni durano. Ma siccome il patrono delle emozioni, secondo me, è San Lorenzo, cioè il 10 d'agosto, cioè durano quanto una stella che cade, noi dobbiamo attivare le emozioni, ma poi trasformarle in sentimenti, attivare processi cognitivi, e arrivare finalmente alla libertà e alla responsabilità. Allora è una formazione umana integrale, altrimenti è molto parziale. Grazie, professor Vaccari, molto interessante e anche molto pregno di implicazioni queste sue osservazioni sugli sviluppi e sui contenuti dell'esperienza che portate avanti a Rondine. Io chiederei ai partecipanti se hanno ancora alcune domande da presentare, se no io sarei orientata a chiudere il seminario. L'ultimo, come dire, nota che volevo fare, che volevo ringraziarla molto del racconto che ha fatto, così partecipato anche di come è nato questo metodo e questo approccio al non solo appunto alla trasformazione dei conflitti, ma anche allo scontro e al confronto fra identità, perché credo che questo sia il punto su cui fa perno tutta la vostra esperienza, l'esperienza del metodo Rondine. E anche su quanto il processo di ricostruzione identitaria che voi proponete ai giovani sia un processo che è fondato su dei valori che li preparano a delle sfide future, che formano dei giovani uomini, delle giovani donne
preparati a ciò che può avvenire, che può essere qualcosa di buono, qualcosa di cattivo, qualcosa di impegnativo, qualcosa che li renderà partecipi e responsabili. E quindi mi è piaciuto molto appunto che lei ha parlato dell'importanza di rendere questi giovani testimoni, ma anche primi attori di una storia, di un racconto, di una vicenda che è poi nel piccolo la storia di persone, di individui, ma nel grande c'è la guerra, la fine della guerra, la trasformazione dei rapporti fra i paesi e anche la società che cambia. In questo senso un metodo come il vostro è un buon accompagnamento alla formazione anche, credo, di persone che potrebbero anche diventare dei leader o si auspica che lo diventino nei loro paesi o anche, come succede ai giovani adolescenti, si preparano a diventare persone attive nella società, assumere dei ruoli e delle funzioni che portino beneficio a loro e anche agli altri. Quindi la ringrazio molto di questa testimonianza. Mi sembra, se non mi sbaglio, c'è una mano alzata, forse la possiamo ascoltare. Sì, è la mia. Buonasera, dottor Maccari, grazie ancora per l'intervento, molto molto interessante. Mi ha colpita in particolare una cosa quando parlava delle relazioni a differenza di quello che sono le amicizie in Facebook, Instagram e così via, cosa che io penso da sempre e mi ha fatto pensare ulteriormente anche al fatto che diceva se queste relazioni che sono umane vengono poi anche a livello online, ovviamente c'è anche un arricchimento ancora di più, ma se avvengono solamente online no. Quindi la mia domanda poi sarebbe stata a questi ragazzi o comunque alle coppie che vengono invitate o comunque viene chiesto di andare a rondine, viene interdetto l'uso dei social verso l'esterno oppure no? Quindi è una questione proprio di libertà di decisione propria, quindi sono sempre in connessione anche con i loro amici, diciamo, o futuri nemici, mettiamola così. Dobbiamo diventare bilingui, dobbiamo stare nel virtuale e nel reale, assolutamente, dobbiamo saper passare da uno all'altro tranquillamente, conoscendo come l'uno e l'altro è una risorsa, è un rischio, è un limite, è una possibilità. Sì. Quindi noi non vietiamo assolutamente questo, ma li accompagniamo. Okay. Li accompagniamo e l'adulto è un accompagnatore critico. Cioè attiva delle domande, sviluppa coscienza e mentre lo fa poi si sviluppa anche lui. Non è che il processo è unidirezionale. Quindi abbiamo un sacco da imparare da queste nuove generazioni. Quindi non so se... Assolutamente sì. Grazie. Grazie. Bene, con questo...